Daniele Bossari inviato dell'Isola dei Famosi? Parla il vincitore del GF VIP. Daniele Bossari, dopo il Grande Fratello VIP sarà inviato dell'Isola dei Famosi? Parla il conduttore. Daniele Bossari ha preso la sua rivincita vincendo la seconda edizione del Grande Fratello VIP. Il conduttore è riuscito a sconfiggere le sue stesse paure, mostrandosi al pubblico con pregi e difetti. Ad oggi, il compagno di Filippa La Gerbacca afferma di voler tornare a lavorare nel mondo dello spettacolo. Per Daniele sarebbe una grande vittoria quella di poter tornare a fare quello che ha sempre amato. In questi ultimi anni, l'uomo si è visto finire quasi nel dimenticatoio e proprio per questo ora desidera tornare in TV, dimostrando a tutti la sua professionalità e il suo amore per ciò che ha sempre desiderato fare. In queste ultime settimane si è iniziato a pensare alla possibilità di vedere Bossari nei panni di inviato della prossima edizione dell'Isola dei Famosi. Isola dei Famosi, Daniele Bossari inviato? La verità del vincitore del Grande Fratello VIP. Daniele Bossari escludere la possibilità di partecipare come concorrente all'Isola dei Famosi. In un'intervista rilasciata al settimanale TV Sorrisi e Canzoni, l'uomo ha dichiarato, "Non farei il concorrente, ho già dato. Mi piacerebbe veder soffrire gli altri". Riguardo alla possibilità di vederlo in Honduras nei panni di inviato, Daniele è stato piuttosto chiaro. Perché no? Ho una gran voglia di tornare a lavorare. E di fare il conduttore di show, quiz, talent. Insomma, il vincitore del Grande Fratello VIP ha le idee molto chiare su ciò che desidera per il suo futuro. In tutto ciò, al momento si gode un po' di tempo con la sua famiglia, soprattutto con la compagna Filippa La Gerbacca. Grande Fratello VIP, Daniele Bossari dopo la vittoria, le nozze con Filippa. Al momento, Daniele sta cercando di recuperare il tempo perso con Filippa e sua figlia Stella. Bossari vuole cercare di trascorrere più tempo possibile con le sue donne. Tra le tante cose, il conduttore deve anche iniziare a pensare al matrimonio con la La Gerbacca. Al momento non c'è ancora una data, ma non tarderà ad essere fissata.